Ciao a tutti da Miranda, benvenuti sul mio canale. Una piccola premessa, scusate, non so se avete visto il video che ho pubblicato, l'avviso importante per tutti, ecco, riguardo la segnalazione, blocco della mia live super chat. Comunque non voglio essere ripetitiva e andate appunto, è molto importante l'avviso, eh. E poi ho fatto anche le tirage en croix per la persona o le persone in questione che hanno, diciamo, mi hanno bloccato, insomma, segnalato le mie live super chat. E quindi adesso inizio con i segni zodiacali per la settimana prossima, 16-22 novembre 2020. Inizio dall'Ariete, Toro, Gemelli. Dovete sentire anche l'ascendente, il segno lunare, se ne avrete voglia. Ok, allora iniziamo dal segno dell'Ariete. Settimana 16-22 novembre 2020. Presto farò altra live super chat e se vedo ancora qualcuno che importuna o così sarò costretta ad andare in polizia, perché già i provvedimenti ho iniziato a prenderli, eh? Quindi non voglio divulgarmi, diciamo, e prolungarmi questo discorso. Sono stata già ben chiara e quindi l'avvertimento è stato già fatto. Uomo o donna avvisati, mezzi salvati, ecco. Allora, segno dell'Ariete, concentriamoci, la settimana come potrebbe andare. Vediamo prima per l'amore, per quanto riguarda i single. Allora, per chi preferisce gli uomini per l'Ariete, ci vedo la giornata di sabato. La giornata di sabato, un uomo pronto per l'amore, che ha raggiunto il suo scopo. Sì. Poi, per chi preferisce invece le donne, non vedo, diciamo, donne, ecco, donne nuove. Potrebbe esserci qualche storia extraconiugale, ma anche per le donne, la giornata di venerdì con l'asso di bastoni. Qui ci vedo un incontro un po', ecco, di nascosto. Per quanto riguarda le coppie, ci potrebbero essere dei litigi la giornata di giovedì. La giornata di giovedì, la carta appunto delle coppie mi viene fuori al contrario, dei litigi magari anche con qualche amico, amica. Poi i chiarimenti potrebbero esserci la giornata di sabato, chiarimenti, con la partner, il partner. Per quanto riguarda gli affari, ci vedo tanta fortuna. Ci vedo tanta fortuna perché tanto per cominciare ci sarà, diciamo, un riprendere da capo, una questione lavorativa, un crollo di qualcosa di negativo la giornata di lunedì con la Torre. La giornata di martedì, guadagni. Ci vedo guadagni, la giornata di mercoledì potreste risolvere le vostre questioni, diciamo, con i colleghi per quanto riguarda appunto tutte le problematiche per il lavoro, gli affari, perché la carta è uscita al contrario. Poi, diciamo, la giornata di sabato sarà molto fortunata, raggiungerete il vostro scopo se avete iniziato un progetto lavorativo, potreste appunto trovare, diciamo, un lavoro più stabile, entrate economiche, successo, la carta del successo, molto bella questa carta. E la giornata di domenica, anche se di domenica, ci potrebbero essere delle entrate economiche, è una carta molto ricca, il 10 di denari. Quindi, sia per quanto riguarda le relazioni che anche per, diciamo, l'aspetto economico, la giornata più fortunata saranno appunto le giornate di sabato e domenica, anche per l'amore, perché è una carta molto ricca. Quindi le coppie, se hanno litigato, hanno avuto da fare, diciamo, da dire, scusate, giornata di domenica sarà piena di amore, chiarimenti, perché sia per quanto riguarda il denaro che l'amore, è una carta molto ricca. Adesso andiamo a vedere anche gli oracoli. Ecco, arricchiamo un po'
La stesa, perché di solito uso solo i tarocchi, eh. Vediamo gli oracoli che cosa ci dicono, anche giorno per il segno dell'Ariete. Guardate la carta della riunione, la giornata di lunedì potrebbe esserci qualche colloquio di lavoro, riunioni lavorative, riunioni magari anche con gli amici, con la partner, il partner, dove c'è la carta dell'aristocrazia, entrate di denaro appunto, e anche la giornata di martedì c'è la carta della legge, potresti avere a che fare diciamo con un tribunale la giornata di martedì, per quanto riguarda magari non so dei soldi che state aspettando, una causa per un divorzio e separazione, dove c'è la carta, guardate, delle diciamo quella che ho detto dei litigi del lavoro, in effetti è uscita la carta delle colpevolità. Potrebbero darvi sul lavoro delle colpevolità che però chiarirete, perché la carta è uscita al contrario, infatti l'avevo detto prima. Dove c'è la carta delle amicizie, guardate che è uscita al contrario, è uscita la carta delle gelosie la giornata di giovedì. Potrebbe esserci qualche persona appunto gelosa di voi o geloso. Quindi gelosie nelle amicizie, probabilmente la vostra situazione migliorerà e le persone saranno molto gelose. Dove c'è l'asso di bastoni, però era uscita al contrario, c'è la carta dello specchio. Inizierete a guardarvi meglio, a riflettere su questa relazione, diciamo magari a chiarire, a capire che la storia non fa per voi, che magari i tradimenti, ecco, non vanno bene col partner, la partner, quindi comincerete a chiarirvi le idee, ecco, a riflettere molto. Dove c'è la carta appunto del successo? Guardate, c'è la carta della sorpresa. La giornata di sabato riceverete appunto delle sorprese da parte di questo uomo, dei messaggi, delle entrate economiche. E dove c'è appunto, guardate, la carta del 10 di denari, dopo queste perdite ci potrebbero essere appunto delle entrate economiche, o magari ci potrebbero essere delle perdite. Potrebbero essere, ecco, due opzioni, queste sono stese generiche, quindi potrebbero non corrispondere a tutti. Se volete appunto una lettura più personalizzata, contattatemi privatamente all'indirizzo di email basso in descrizione sotto ai video, come dico sempre. Adesso andiamo avanti con il segno del toro. Segno del toro, settimana 16-22 novembre 2000. Eventi. Allora, vediamo prima per l'amore, per chi preferisce gli uomini. La giornata di giovedì, il gerofante, un uomo pronto per l'amore, diciamo una persona un po' autoritaria, Uomo in carriera, ma una persona comunque pronto per l'amore. Poi abbiamo la giornata di domenica, il cavaliere di denari, anche lui pronto per l'amore, un uomo che ha raggiunto il successo perché ha il suo denaro in mano. Per chi preferisce le donne, la giornata di sabato abbiamo la regina di bastoni, decisa, un po', forse un pochino prepotente, un po' battagliera, ma pronta per l'amore. Per le coppie ci vedo un po' di instabilità. La giornata di venerdì,
sofferenze in amore, sofferenze magari per quelli che si sono, non so, sono in stand-by, ecco, dei discorsi, comunque sofferenze, tante sofferenze. Però la giornata di martedì potresti avere dei chiarimenti, potresti avere, diciamo, uno stato emotivo più positivo perché la carta, appunto, è uscita al contrario, come potete vedere, del 5 di coppe. E quindi, diciamo, un risultato più positivo. Per quanto appunto riguarda le coppie, l'abbiamo già detto, la giornata anche di domenica potreste appunto avere dei chiarimenti con questo appunto cavaliere di denari, oppure voi uomini con la vostra partner, dei chiarimenti, quindi la giornata di sabato più positiva, sabato e domenica. L'unica giornata che ci vedo sofferenze, purtroppo, è la giornata di, sarà la giornata di venerdì, però potreste avere poi dei chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro e gli affari, la giornata di lunedì ci vedo tradimenti e litigi, litigi, sì. Poi ci vedo la giornata di mercoledì, entrate di denaro, giornata positiva per il lavoro, ma anche la giornata di martedì potreste risolvere qualcosa, eh? Diciamo, questa è la carta delle perdite, però è uscita al contrario, quindi il martedì potreste ricevere magari una sorpresa, una notizia piacevole, eh? Poi diciamo ci vedo molta fortuna, ecco, la giornata di domenica con le entrate di denaro. E potresti avere a che fare anche sul lavoro con questo personaggio qui, autoritario, la giornata di giovedì e la giornata di sabato con questa donna decisa. Andiamo a vedere adesso con gli oracoli. Vediamo con gli oracoli che cosa viene fuori. La giornata di lunedì, sogni e desideri. Desidererete qualcosa. La giornata, vedete, abbiamo visto questo qua che era della tristezza. Avrete delle colpevolità la giornata di martedì che però riuscirete a risolvere. E quindi qua ci vedo sì un po' di litigi che però. Meno male che la carta è uscita al contrario, quindi dovreste risolvere la questione. Dove c'è la carta appunto del lavoro, mercoledì, guadagni, riuscirete a guardarvi, diciamo, meglio allo specchio, ad essere più decisi, perché le cose andranno meglio per lavoro, per affari, appunto, entrate economiche. Dove c'è giornata giovedì, col girofante, potreste avere a che fare con questo uomo, anche con una causa legale, tribunale, sentenza, la giornata di giovedì, dove c'è la carta delle sofferenze in amore, guardate, mi è uscita la carta delle amicizie, perché appunto potreste avere a che fare, diciamo, con un amico, con un'amica che vi farà soffrire, che però potreste avere dei chiarimenti la giornata di giovedì, eh? Potreste, perché sono stese generiche, ci vedo comunque qualche incontro. Dove c'è la carta, guardate, Regina dei Bastoni, in effetti potresti avere a che fare con questa donna decisa, sul lavoro. Per quanto riguarda appunto il lato sentimentale, chi preferisce le donne, dove c'è la carta del Cavaliere Denario, è uscita la carta della salute. Comincerete a stare meglio grazie a questa persona che magari potrà darvi appunto un aiuto economico, un lavoro più stabile, una relazione più stabile, quindi comincerete a stare meglio. E questo è il segno del toro. Adesso andiamo a vedere il segno dei gemelli.
Allora, per chi preferisce gli uomini, la giornata di mercoledì il cavaliere di coppe mi è uscito al contrario, quindi non sarà pronto per l'amore. Cominciate a coltivare questa amicizia. La giornata di giovedì invece ci vedo il re di spade, pronto per l'amore, è uscito al dritto, deciso, combattivo. E la giornata, niente. Per chi preferisce le donne, non sono uscite donne nuove, ci posso vedere, diciamo, per il segno dei gemelli, qualche storia magari che era iniziata a livello sessuale, che però è uscita appunto la sua di bastoni. Al contrario, ci potrebbe essere magari un incontro appunto extraconiugale, oppure una relazione che potrebbe trasformarsi, diciamo, in maniera stabile, perché la sua di bastoni era uscita appunto al contrario. Per le coppie ci vedo, dunque ci sono se ci sono stati dei litigi, delle incomprensioni, la giornata di sabato ci vedo ripresa del rapporto, perché il 10 di spade è uscito al contrario, quindi ripresa del rapporto, per le coppie. E poi per quanto riguarda il lavoro e gli affari, la giornata di lunedì non sarà molto fortunata perché non riuscirete a guardare avanti, oltre, e perché la carta è uscita al contrario. La giornata di martedì sarà molto fortunata, ma fantasticherete molto, avrete un po' di sogni, desideri, probabilmente si realizzeranno la giornata di giovedì. Con il re di spade, perché avrete questo comportamento, diciamo, combattivo. Poi la giornata anche di domenica potrebbe essere, diciamo, fortunata, però la carta era uscita al contrario, dell'aristocrazia. Quindi, diciamo, le entrate economiche ce ne vedo poche, in effetti, ce ne vedo poche. Quindi, diciamo, vi risolleverete, diciamo, dai litigi per la coppia, lato sentimentale, ma anche per quanto riguarda magari dei tradimenti sul lavoro, almeno quello, però entrate economiche non ce ne vedo molte. Sì. Andiamo a vedere con gli oracoli per il segno dei gemelli. La giornata di lunedì sarà caratterizzata, diciamo, dal benessere psicofisico, migliorerà la vostra salute. La giornata di martedì ci vedo compromesso, potreste firmare, cioè non firmare, mettervi d'accordo con qualcuno per qualcosa, comunque una carta molto positiva. La giornata di mercoledì ci vedo la carta delle belle parole, probabilmente vi chiarirete con questo cavaliere di coppe che è uscito prima al contrario, magari ecco arriverà nella vostra vita, ci potrebbe essere un ritorno di questa persona. Però non sarà pronto per l'amore, comincerete appunto a coltivare questa amicizia. Dove c'è il re di spade, mi è uscita la carta dei messaggi, quindi potrebbero arrivare dei messaggi per lavoro o per l'amore da questo uomo qua. Magari anche un ritorno. Poi ci vedo la fortuna dove giornata di venerdì con l'asso di bastoni al contrario, probabilmente sì, arriveranno delle entrate economiche, l'asso di bastoni indica anche prosperità, prosperità è uscito al contrario, quindi potrebbe esserci fortuna, diciamo, per il lato economico. Magari non sarà proprio una fortuna, ecco, questa settimana, però potrebbero arrivare dei soldini, più avanti magari. E guardate dove uscite, appunto, c'era la carta 10 di spade al contrario, che vi risolleverete, ve l'ho detto prima, la carta della fortuna. Quindi sabato ci potrebbero essere delle entrate economiche, e poi domenica la presenza di un uomo, potreste avere a che fare con un uomo. Per quanto riguarda magari una questione, ecco, economica, oppure diciamo la presenza nella vostra vita, a che fare magari anche con un padre, con un figlio, una figura maschile. Questo è il segno dei gemelli.
Adesso poi vado avanti con il segno del Cancro, Leone, Vergine. Se avete appunto l'ascendente, il segno lunare in uno di questi segni, negli altri segni, seguite gli altri video. Ciao a tutti da Miranda, alla prossima!